chissà se si sentirà l'audio di tutto ciò che ho registrato oggi. Sarebbe un vero peccato se non si sentisse, giusto? E ovviamente la GoPro all'andata non ha registrato l'audio, quindi quello che state per vedere è tutto... Che cazzo è venuto giù di là? Quindi quello che state per vedere è il ritorno, ed inoltre purtroppo nel ritorno, invece di mettere in super view, ho messo in ampio, quindi... Questo video avrà l'inquadratura per lo più stretta, ma non fa niente, godetevelo lo stesso e assolutamente iscrivetevi al canale e lasciate like. Inoltre, in questo video c'è una forte inflessione dialettale napoletana. Non credo di dovermi giustificare con nessuno riguardo al fatto che io parli napoletano, intendo la mia seconda lingua. Ehi, chill, lo sapete? Detto questo, niente, parlo anche italiano, vedetevi il video, lasciate like, di nuovo iscrivetevi, ciao, ci vediamo dopo. Il culo si accende ancora. Più o meno, insomma. Chiudiamo gli specchietti, abbiamo appurato a Napoli, non servono. E infatti la polizia. Vi butto sotto. Guardate, va. Dai, dove va? Questa motocicletta. Cazzatina a fa. No, però la turista che attraversa qui le strisce pedonali, no, eh. No, fa ingazzare. Ho visto stavo un guaiato, io un po' dei coglioni e li pagava. Grazie, lo so, piace anche a me. Ma guarda quello col Peugeot davanti, che cazzo sta facendo? Cioè, che sta facendo questo con sta Peugeot? Sta andagliando tutto corso Vittorio Emanuele. Ovviamente è una donna. Ah, fa c***a nonna. Napoli! Amaziosa! È rosso, però giusto a mettere la camera e ci diamo. Vamonos! Simo! L'università dei pieni di soldi! Eccola qua! Il suo orso l'ha bene in casa! Quindi dobbiamo venire a posteggiare le ragazze! Esatto, pure qua non ci sono le telecamere, vai, ci andiamo pure qua, vai! Mattimo la sta seconda, va per camera a 40 all'ora, vai! Povero Simone starà ittando sangue, però la moto, onori e oneri della moto. Bella, veloce, agile. L'animi di chita morto, ma zappavo. Poi rinfaccia stu cazzo. No, ma sta perdendo proprio la capa, andava curvo, vabbè. No, vieni più qua. Ma vieni da corsia mia, vai, scelta proprio in faccia a me. Pure lui, vai, non vi preoccupate. La mia corsia è tipo è vostra. Cre. Amo, ma ci passo, se ti leva Nanzo. Se ti levi ci passo. Vai, fammi piano, bravo, bravo, poco. Cioè, che ci voleva? Che ci voleva a passo fatto? Vabbè. Sorpassino al pullman mentre si fa, tutti lo specchietto chiuso. Bello! Anche qua non si capisce, si sta uno stop all'anterno, ci sta, forse c'è ma non per i motorini, boh, chissà. Vai, dove vai tu? C'è lo specchietto chiuso, io in moto lo accetto, perché comunque sei il più veloce, il più scattante, ma andai a macchina a Napoli, non puoi camminare con lo specchietto chiuso, perché io ti devo guardare negli occhi da dietro per capire se sei distratto. Cioè io devo avere la conferma che tu sei vigile attraverso il tuo specchietto. Lo so che non serve a quello, però per me serve esattamente a quello. Ecco, hai stato la telecamera qua. Oh, in diretta, ti aiuto? Ok, grazie a te, che bella la civiltà. Ah, boh, che fa? Verde, oh mio Dio! Sono partito, perché bussate? Bello, ogni volta che la moto entra in coppia sento Simone che si stringe. Potrei guidare la moto solo a 12.000 giri per sentirlo tutto il tempo stringermi. Questa pure è uscita un po' gay in realtà. Come lo chiamiamo sto format? Come Valentino, guidare a Napoli, cosa significa guidare a Napoli? No, però c'è una variante, sto con la sportiva, più scomoda. Guidare una sportiva a Napoli. Allora ragazzi, benvenuti a guidare una sportiva R6 a Napoli. Format chiaramente ispirato a quello dei monarchi, riportato in auge da poco,
da Valentino Pezzi. Questa è la mia versione con l'R6. Eventuali infrazioni che vedete sono chiaramente fatte in After Effects a puro scopo di intrattenimento. Vedi però com'è comodo l'R6? Vedi? Tac, sei in prima fila. Osso. Palle sto rosso, si è pure alzato un po' l'anteriore. Che? Quanto ho fatto da 100? A 100? Poco. Il fatto è che quando siamo a 2, poi c'ho pure sto rosso qua, quindi lo sta un po' più dietro, quindi si alza un po' l'anteriore. Galleggia un po'. Però vabbè, tutto nella norma. Che poi abbiamo fatto questo primo episodio di guidare la nave, l'R6 in 2, che è ancora più pesante, più stressante e snervante. Ma vi assicuro che a uno è fattibile. Mi stanno sudando anche le palpebre. Hai visto che oggi sta l'euro a pari col dollaro? Ma tu fai un semaforo russo. Di tutti i san diurni e tutte sante semafore. Che stanno facendo la mostra? Comic Con? Concorsi. Concorsi? Grandi, io ne ho vinto uno. E l'ho appeso. Che sono un grande. Un grande stronzo. Le ferrovie, signori! Quello che ha appeso! Oddio! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare! Vedi, non svenirmi qua a terra. Oddio, per il contenuto. Se svieni fammelo sapere, per il contenuto è perfetto, capi? Facciamo avanti. Ci vediamo domattina allora. Mi vieni a prendere tu? Ciao Simo. Thank you. Ah, Mosi, vada terno. Lasciamola avviare un po' d'aria sta piccolina, eh? Vedi, Union Security, ci vado pazzare con successo. Vedi com'è comoda uno, pure che c'ha una roba in mezzo alle gambe, in mezzo alle braccia. Eccoci qua. Vediamo. Lui è passato con rosso. Vabbè, voglio un calmo, sono solo lì. Popolo di YouTube, non linciate, ma sono solo io, frate, chi sta roba? Destra, sinistra, sinistra, destra, ro cazzo, vai! Fui pure una cosa accadita. Porca. È sta pure fermata, cai? Ti sei? In mezzo. Bello sto fatto che con le gambe mi palleggio il paio di scarpe che c'ho. Tra l'altro quello nello zaino c'è ancora? C'è ancora, ok. Porco Dio, oh aia. Aia, madonna mia, voglio sta strada. Secondo me è una delle strade, se non la strada peggiore di Napoli. Aia, il salto. È stato un simpatico. È stato bello farmela un po' con lui. Va bene raga, il video è finito, dai. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like. Importantissimo. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo guidare una sportiva a Napoli. E niente, alla prossima.